Allora, siamo qui a Cortina Metraggio, dove sei nella giuria del concorso ufficiale. Come sta andando questa esperienza da giurata? Sta andando bene, c'è una qualità molto alta, quindi insomma, è piacevole assistere a queste proiezioni. Tra l'altro, molti dei registi saranno presenti, quindi insomma, questi festival sono interessanti perché si creano rapporti, ci si rincontra anche tra colleghi e poi c'è sempre la speranza appunto di trovare quel talento che da qui a breve insomma potrà poi iniziare un percorso fatto di film, che insomma è sempre bello poter scoprire un talento sul nascere. E poi c'è tanta dedizione, vedo molta meticolosità nei corti, cioè c'è attenzione al dettaglio. La fotografia è quasi sempre molto curata nella maggior parte dei corti, anche le scenografie, ci sono molti bravi attori, insomma, questi aspetti quando li ritrovi tutti insieme vuol dire che dietro a quel corto c'è un regista che in qualche modo ha già una visione. Quindi, ecco, quando dico qualità alta è inteso come che intravedo già una maturità. E questo ci fa a tutti un piacere. Sempre qui al festival abbiamo visto il documentario dedicato a Monica Vitti. Tu che rapporto hai avuto con lei da spettatrice con i suoi film e i suoi personaggi? Beh, lei è straordinaria e poi è appunto uno di quei talenti, di quelle attrici che ha saputo portare qualcosa che aveva solo lei. Ne nascono uno ogni tanto, insomma, la sua voce così particolare, quel misto di tragico e anche così, quell'ironia sempre. Ecco, io penso che tutte le contraddizioni siano un tesoro, cioè le contraddizioni dell'animo umano, ecco, quando tu hai il coraggio come attore di metterti in gioco con le tue fragilità, far diventare le fragilità la tua forza, ecco, magari sei capace poi di interpretazioni più speciali di altre. Lei si metteva sempre in gioco e aveva trovato un suo linguaggio e poi aveva la capacità di spaziare dalla commedia più commedia di Antonioni, quindi insomma, ecco, per me questo lavoro è meraviglioso e la sfida anche per me è quella sempre di poter spaziare, di poter passare, ecco, da un genere a un altro e di poterci raccontare in tutte le nostre sfumature. Lei è un faro, ci manca tantissimo. Riguardare i suoi film non hanno perso nulla. Ecco, è sempre così, quella generosità anche che sprigiona, la generosità di mettersi in gioco con le proprie fragilità, secondo me è qualcosa che poi nel pubblico riesce a creare un rapporto speciale. Quindi ti abbiamo vista al cinema, ti abbiamo vista in televisione, nelle serie TV, nelle fiction. Tra questi due c'è uno che senti più vicino alla tua sensibilità o ti approcci in modo diverso a entrambi? Io cerco assoluta, io non faccio differenza, la differenza poi lo fa la macchina, diciamo, la macchina produttiva, i tempi diversi, che giri al cinema hai dei tempi, anzi ultimamente neanche troppo più lunghi, perché le produzioni stanno accorciando sempre di più i tempi di lavorazione. Però ecco, sicuramente ci sono dei mezzi tecnici diversi e si lavora in maniera un po' diversa, però poi quello che i personaggi devono restituire, insomma, devono sempre noi attori cerchiamo di starci dentro dalla testa ai piedi, di emozionarci e di emozionare. Lì non è che uno si risparmia perché
Grazie, Violante. Prego.